Buongiorno a tutti, io sono Daniele Fossati, questa è l'azienda agricola Ietta, Casale Staffora. E la storia di questa azienda parte negli anni 80, quando mio padre, che aveva visto questo territorio nel suo massimo splendore negli anni 60, quando era ancora super popolato di persone e di animali, l'ha visto andare incontro a un declino, un abbandono del territorio, un imboschimento, un inselvatichimento dei prati, dei pascoli. Ha deciso di fare qualcosa per contrastare questa tendenza. Io in questo periodo ero ancora un bambino, quando sono cresciuto ho deciso di fare i miei studi all'Istituto Gallini a Voghera e, finita la scuola, sono entrato in azienda e ho cominciato anch'io a dare il mio contributo anche in termini di idee, di competenze per cercare di costruire un'azienda moderna che non sia una, come si può dire, un ricordo dei bei tempi, ma un'azienda moderna che faccia bene alle persone, all'ambiente, agli animali e possa produrre dei prodotti che possono essere buoni ma anche salubri e genuini. La nostra azienda è un'azienda in regime di agricoltura naturale dal 2000. E questo significa che non utilizziamo nessun tipo di prodotto chimico, dalla fertilizzazione fino ai trattamenti fino a fitosanitari, nessun tipo di prodotto chimico, solo fertilizzante naturale dei nostri animali. E tutto il foraggio viene raccolto in azienda, sempre tutto coltivazione di regime naturale, e va a formare l'alimentazione degli animali, solo viene integrato con una piccola dose di cereali, ma sempre del territorio. Qui abbiamo l'agostina che sta mangiando il fieno dei monti. La Varzese è la razza tipica dell'Appennino, specialmente dell'Oltrepò. È una razza che una volta venivano chiamate a triplice attitudine, cioè veniva utilizzata per la produzione di carne, di latte, per il lavoro, per il traino delle attrezzature nei campi. Ora naturalmente il lavoro non si usa più e principalmente viene utilizzata per la carne. È un animale che si adatta bene a sfruttare le risorse di questo territorio, cioè delle risorse non particolarmente, dei foraggi non particolarmente pregiati, però è in grado di trasformarli in una carne di qualità superiore. Vieni qua, Stai fermo, dai. Questo vitellino varzese si chiama Ughetto, è nato un mesetto fa, naturalmente beve ancora il latte della sua mamma, però comincia già a mangiare un po' di fieno. E in azienda abbiamo sempre una 25-30 capi, da quelli come lui piccolini a quelli adulti, appunto. Le vacche, i tori. Il paese che c'è lì alle mie spalle è Casale Staffora, siamo nell'estrema punta meridionale della provincia di Pavia, al confine con la provincia di Piacenza e di Alessandria, e i campi dove facciamo il fieno e dove poi mangiano gli animali sono tutti situati a 1500-1600 metri e sono tutti prati stabili perenni. Non sono mai stati lavorati, sono prati stabili. Questa costruzione diventerà il nostro laboratorio per la trasformazione del latte, della carne, quindi poi per vendere i formaggi e i salumi e la carne. E è tutto costruito in pietra locale per rispettare le indicazioni dei vincoli paesaggistici e tutte le norme che riguardano, diciamo, l'estetica dell'ambiente, del territorio. Queste sono le patate di Casale, si chiamano così perché ho registrato un marchio di proprietà dell'azienda agricola Ietta proprio per identificare un prodotto particolare. Infatti sono patate coltivate in montagna dai 1100 metri di altitudine in su, sono coltivate in regime di agricoltura naturale, quindi con nessun prodotto chimico, e sono patate a pasta bianca e hanno una consistenza particolarmente soda che va bene per cucinare qualsiasi cosa, e hanno un sapore
diverso dalle patate comuni, dovuto questo al clima della montagna che regola il ciclo produttivo della pianta, lo allunga grazie all'elevata escursione termica che c'è tra il giorno e la notte. Quindi la patata matura lentamente, matura in tarda estate, autunno, e questo gli permette di avere delle caratteristiche organolettiche diverse.